benvenuti a Terra Santa Link, linea diretta con Gerusalemme. Ad una settimana dal fallito golpe dell'esercito turco in Turchia si fa sempre più dura la repressione del presidente Erdogan. Il domenicano padre monge parroco a Istanbul è solo la conseguenza della politica degli ultimi 2 anni. L'Europa ormai non ha più alcuna credibilità. Sentiamo. 10.000 arresti, quasi 60.000 epurazioni, 3 mesi di stato di emergenza ulteriormente estendibili e la sospensione temporanea della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, a cui si affianca l'ipotesi di reintrodurre la pena di morte. A distanza di una settimana dal fallito golpe dell'esercito turco, è questa la dura risposta del presidente Erdogan, uscito rafforzato dalla crisi grazie al sostegno popolare. Anche gli esponenti religiosi sono stati sottoposti alle purghe del sultano, come racconta Daniele Rocchi. Per l'agenzia SIR, la presidenza turca per gli affari religiosi, massima autorità islamica che dipende dallo Stato, ha allontanato 492 tra imam e docenti di religione, sospettati come migliaia di giudici, impiegati e docenti di essere complici del predicatore miliardario Fethullah Gulen, ritenuto la mente del golpe. In un'intervista a Radio Vaticana, il domenicano piemontese padre Claudio Monge, parroco della chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Istanbul, parla di una semplice impennata in termini di proporzioni rispetto ad una politica che il potere turco sta applicando sistematicamente da oltre 2 anni, iniziata nel dicembre 2013 con il famoso scandalo per corruzione che falciò uno degli esecutivi del governo. Tranciante anche il giudizio sulla reazione dell'Unione Europea, priva ormai, a suo parere, sia di credibilità che di fondamenti etici. Quella che a mio modo di vedere erroneamente si definisce ancora Unione Europea, ma è che un accozzaglio di stati imprigionati nei loro egoismi nazionali, ha, penso, da tempo perso la bussola dell'ideale di un'Europa delle nazioni, dalle politiche inclusive, che quindi aveva lo spessore morale per fare un discorso credibile rispetto anche a certe derive che, ripeto, non sono da oggi in paesi come la Turchia. In Turchia vivono oggi circa 100.000 cristiani, di cui 30.000 cattolici. La maggior parte sono stranieri residenti nel paese, a cui si sono aggiunti rifugiati siriani ed iracheni. Come capi religiosi abbiamo denunciato la violenza ed esortato alla moderazione, dichiara al SIR il vicario apostolico Rubén Tierra Blanca González. Come Chiesa siamo chiamati a vivere quotidianamente il dialogo, la vicinanza, la fraternità e la riconciliazione. Ma secondo padre Monge il problema non è delle minoranze religiose, ma di tutti. Io credo che il problema maggiore della Turchia attuale non è tanto l'appartenere eventualmente ad esempio ad una minoranza cristiana in un paese dove effettivamente attualmente si gioca in modo anche pericoloso con la manipolazione religiosa del politico in senso islamico, ma credo che il problema più grosso sia di essere genericamente associati a quel mondo tra virgolette straniero fatto in questo momento di nemici della nazione turca tukur. Spostiamoci adesso in Terra Santa, in particolar modo a Gerusalemme, dove proseguono i lavori di restauro al Santo Sepolcro. Lo storico Franco Cardini sottolinea, dietro all'unità fra le confessioni cristiane e fra le 3 religioni abramitiche, c'è la mano di Papa Francesco. Proseguono a ritmo serrato gli interventi di restauro all'interno della Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme. La maggior parte dei lavori, soprattutto quelli più rumorosi, si concentra di notte, così da non interrompere né disturbare il flusso di pellegrini che ogni giorno si recano in visita ai luoghi della crocefissione e della sepoltura di Gesù Cristo. L'intervento si concentra proprio nell'edicola sorta sul luogo in cui, secondo la tradizione, Gesù è stato sepolto ed è risuscitato. La struttura è stata completamente avvolta con impalcature e teloni. Un breve tunnel in metallo permette l'accesso in sicurezza alla tomba, mentre la facciata dell'edicola è stata spogliata dell'armatura d'acciaio installata dagli inglesi durante il loro mandato nella prima metà del Novecento. Tutti i frammenti dei rivestimenti marmorei smontati vengono trasferiti nella Galleria dei Francescani sotto la cupola. Nel laboratorio, a ridosso del tetto della basilica, ogni elemento viene inventariato prima di essere misurato e ripulito. Il progetto di riqualificazione, che andrà molto oltre i 12 mesi inizialmente previsti, richiede un investimento di 3,3 milioni di dollari, sostenuto principalmente dalle 3 chiese che dal 1852 custodiscono lo status quo del luogo santo, quella cattolica, la greco-ortodossa e quella armeno-apostolica. Una consistente donazione personale è arrivata lo scorso aprile dal re di Giordania Abdallah II sotto forma di beneficenza reale.
In un recente articolo per il settimanale Toscana Oggi, lo storico Franco Cardini, profondo conoscitore dei tesori di Terra Santa, definisce un miracolo l'accordo tra le tre confessioni che in questi decenni hanno mantenuto un rigido quanto fragile equilibrio. Gli esponenti delle differenti comunità cristiane, scrive Cardini, sembrano aver compreso alla fine che un accordo è necessario e vantaggioso per tutti. Come spiega lo storico fiorentino, agli archeologi cristiani, primi fra tutti i frati dello Studium Biblicum Franciscanum, si sono uniti quali consulenti gli specialisti dell'Israel Antiquities Authority sotto la guida di Dan Baat dell'Università Ebraica di Mount Scopus. E se il mondo ebraico contribuisce con le proprie competenze, quello islamico lo fa con i fondi altrettanto importanti. Il re hascemita, sottolinea Cardini, non è certo il più ricco tra i capi di Stato musulmani, ma è quello che, come il padre Hussein, è sempre stato il più sollecito nei confronti dei bisogni di Gerusalemme. Questa miracolosa unità tra le confessioni cristiane e tra le tre religioni abramitiche, secondo lo storico, ha radici a Roma. I miracoli li fa solo Dio Onnipotente, che però si è evidentemente servito, in questo caso, di un mediatore accorto ed energico, che osa Cardini, Papa Francesco, che vuole davvero far di Gerusalemme quel che il suo nome significa, la città della pace. Sono quasi 700 i ragazzi e le ragazze che dalla Terra Santa sono partiti nei giorni scorsi diretti in Polonia per partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù 2016, i cui eventi si svolgeranno a Cracovia dal 27 al 31 luglio. Alla precedente GMG di Rio de Janeiro nel 2013 avevano partecipato solo 30 ragazzi provenienti da Israele, Palestina e Giordania. Stavolta del gruppo fanno parte un centinaio di giordani, quasi 200 palestinesi, maroniti e greco-cattolici della Galilea, un gruppo di cattolici delle parrocchie ebreofone e il gruppo di ragazzi del cammino neocatecumenale provenienti anche da Cipro. I quasi 200 ragazzi provenienti dai territori palestinesi, fra cui 5 dalla striscia di Gaza, hanno deciso di raccontare le loro avventure e raccogliere emozioni e riflessioni nel diario di George, una sorta di giornale di bordo collettivo i cui passaggi chiave vengono rilanciati dal sito del Patriarcato Latino di Gerusalemme. Le iniziative i progetti realizzati, sostenuti soprattutto in Terra Santa dall'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, avranno d'ora in poi un nuovo strumento per essere conosciuti in tutto il mondo. Si tratta del nuovo sito web internazionale dell'Ordine Equestre all'indirizzo www.oesh.va, inaugurato nei giorni scorsi dal Gran Maestro, il Cardinale Edwin O'Brien. Già accessibile in 5 lingue, servirà ai 30.000 membri dell'Ordine sparsi in tutto il mondo, ma offrirà stimoli a tutti per continuare ad aiutare le comunità cristiane che vivono nelle terre bibliche dentro una prospettiva di dialogo in una dinamica di fraternità universale, si legge nella presentazione. Ed è tutto per questa settimana. Vi ricordo, per le vostre segnalazioni e i vostri commenti, l'indirizzo email terrasantalink@tsdtv.it. L'appuntamento con il Medio Oriente torna la prossima settimana. Arrivederci.